Hey coach, ben ritrovati alla vostra Andrea Incremontone in questo nuovo video super veloce di Yokai Watch Pony Pony. Ancora una volta ci sono le missioni Niambo, le nuove missioni che bisogna fare appunto per prendere una Niambo Coin. Non sono le missioni che avevo preannunciato nello scorso video, a quanto pare non erano quelle. Quindi ci sono le Niambo Coin. Questa volta sarà l'ultima volta che farò il video su come fare le Niambo Coin, perché è già la terza volta. La prima volta c'era sorpresa, c'era novità, ok, si fa. La seconda si ribadisce il concetto, la terza si finisce, perché alla fine è sempre la stessa cosa. Sono uscite ieri, io sto registrando sabato, queste sono uscite in teoria ieri, verso le 5, quindi sono fresche fresche. Abbiamo da completare il livello del boss Vela Nera al Monte Selvoscura senza usare continua. Poi dobbiamo dare agli amici 30 spiriti. Potete anche selezionare più volte lo stesso amico. Una volta ogni ora si può mandare uno spirito, quindi insomma in un paio d'ore, se avete 20 amici, ve la fate tutta. Fare 300.000 punti nell'attacco al punteggio. La quarta missione è crea 40 sfere bonus e poi esegui un totale di 200 Energy Max. E questa invece è la missione che vi conferma che avete completato tutte quante le missioni precedenti, le 5 missioni precedenti, quindi ci cliccate e vi dà la Niambo Coin. E poi abbiamo altre 6 missioni, sia la prima sia la sesta sono tutte uguali, dovete slottare con i punti Yokai nella slot Kai Sangokushi. Più slottate, più completate appunto le missioni. Se slottate un totale di 30 volte potreste anche ricevere un segreti dell'anima G che servono agli Yokai G o Yokai Goku, per chiamarli con il termine corretto. A questo punto anch'io faccio un paio di slottate, visto che sono in saldo. Penso che due me le posso anche concedere, dato che ho giocato un pochino, insomma ho ripreso un attimino a giocare. Ok, non è che sono molto confidente, ma apriamole tutte quante. Oh, attenzione, non so questo libro cosa sia. Abbiamo qualche Yokai Sangokushi, insomma, dell'evento Sangokushi, che poi c'è anche un videogioco ispirato alla battaglia dei tre regni, sempre di Yokai Watch, si intende. C'è anche per mobile, non so le differenze tra mobile e 3DS. Penso che alla fine siano uguali. Attenzione! Leo Fuoco non credo sia Chosen, ma comunque sì, adesso andiamo a vedere il nome. Abbiamo Leo Fuoco SS, cavoli, questo sì che è interessante. Sapete che c'è, va, slottiamo tutto, mi rovino, slotto tutto, così faccio 3 slottate. Dovrei completare la seconda missione, la prima e la seconda missione, mi sembra, con 3 slottate. Ok, questa è bruttissima, ah, neanche una oro. Vai, un'altra slottata, l'ultima, no, non è l'ultima, questa è la penultima, con 1. Ah, ok, rossa. Ah, questo yokai, niente. Vai, ultima slottata, mi rovino tutti quanti i punti che ho. E via, via, via. Insomma, faccio anche le slottate perché volevo farle in un altro video, ma... Oddio, questo è il Noko? Sì, Tsuchinoko. Forma light. Ok, grande. Già l'avevo trovato uno. Ah, non mi ricordavo. Forse in quelle slottate che ho aperto tutte insieme e non me ne sono accorto, probabilmente. Ad ogni modo, andiamo a vedere appunto se ho completato almeno le prime 2 missioni delle slottate. Ah no, aspetta. Fermi. 30? Io pensavo che contasse un solo giro anche con 10... Ah, ok, allora, l'ho completate tutte. Io pensavo che contasse come un giro solo. Perfetto, perfettissimo. Mi prendo un segreti dell'anima G che darò subitissimo a Goku Shogunian. Cavoli! E anche un libro delle abilità? Ottimo! Non pensavo davvero di farle così. Bene, avete visto insomma come si completano le missioni con le slottate e i punti. Alla fine insomma questo video non è stato del tutto inutile. Avrei giocato l'evento per completare appunto la missione delle Niambo, delle quest, ma non avrei slottato se non fosse stato per il video. Insomma, avrei slottato in un altro momento. Ad ogni modo, Cucci, per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!